Shadrach l'Holokuru è un keniota, non è né un corridore né un calciatore, è un uomo che è nato all'interno di una tribù e ha passato la sua vita ormai a più di 50 anni, secondo un articolo dell'Economist, allevando bestiame. Parlo di lui perché l'istruzione è utile a combattere il cambiamento climatico. Eh sì, la conoscenza è potere. Infatti, lui, questo signore, non è mai andato a scuola, mentre i suoi fratelli minori hanno potuto studiare e sono andati a lavorare nella capitale, Nairobi. Qual è stato il vantaggio? Non tanto che la vita cittadina sia meglio di quella della campagna, anzi, dal mio punto di vista si vive meglio in campagna che in una grande città. Però la conoscenza sul cambiamento climatico ha fatto sì che Shadrach accettasse dai suoi fratelli minori il fatto che il cambiamento climatico esiste, perché il Kenya, come tutta quell'area dell'Africa, sta subendo la peggiore siccità degli ultimi 40 anni. E non soltanto, la conoscenza e l'istruzione dei suoi fratelli hanno permesso di combattere quella che era la mentalità, la cultura locale, che coinvolgeva evidentemente anche il nostro amico Shadrach, scusate se lo pronuncio male. Perché nella mentalità del nostro amico, un uomo vale sulla base del numero di animali che ha. Quindi, a grande fatica, i suoi fratelli minori lo hanno convinto a vendere 40 mucche e a tenersene 100. Così facendo, fino ad oggi, l'acqua è risultata sufficiente per i 100 capi di bestiame, mentre per 140 mucche l'acqua non sarebbe stata sufficiente. E non soltanto, c'è anche il discorso della pianificazione delle nascite, perché come sai in Africa c'è la cultura di fare figli all'infinito, non c'è una pianificazione delle nascite. E se io vivo in una situazione di grave indigenza causata peggiorata dal cambiamento climatico, sarei d'accordo con me che se faccio fatica a dar da mangiare a me e mia moglie, fare 10 figli non è sempre una buona idea. Bene, dimmi che cosa ne pensi. Un saluto a tutti da Marco Fai, autoesperto del fotovoltaico. Un ciao anche dalla mia amica Mucca.